Nel culmine di accentuati scontri bellici, la corsa nella costruzione di ambiziosi progetti non sembra volersi fermare. Ogni giorno vengono alzati verso il cielo poderosi grattacieli che stanno trasformando completamente il paesaggio cittadino. Vediamo alcune delle costruzioni più incredibili che verranno ultimate nel 2020. Conosciamo tutti Beyoncé e sappiamo bene quanto sia magnetico il suo fisico. Prendendo proprio ispirazione dalle curve della nota cantante, nel 2020 verrà ultimata la Premier Tower. Tale grattacielo, in particolare, seguirà l'oscillazione del vestito sul corpo di Beyoncé nel video del brano Ghost. L'idea è dir poco originale e il progetto pare aver avuto un grande successo. Si prevede che il grattacielo, alto 226 metri per 68 piani, ospiterà non solo degli appartamenti, ma anche un hotel. I fortunati milionari che riusciranno a riservarsi il loro nido al suo interno godranno di un lusso sfrenato senza precedenti. Lo stadio Allegiant è costato un gruzzoletto pari ad 1.84 miliardi di dollari. Nel 2020 diverrà lo stadio più costoso ad essere mai stato costruito. Con lo spazio smisurato che accoglierà i cuori di 65.000 tifosi, qui scenderanno in campo i giocatori della NFL. Questo campo di battaglia infuocato verrà ultimato nel 2020 e sorgerà all'estremità del viale dei Casinò. Sarà coperto e climatizzato, sarà carenato di nero come un'auto da corsa e sarà dotato di un'immensa vetrata scorrevole che si aprirà su una delle strade più stravaganti del pianeta. Avrà un'altezza di oltre 470 metri. Central Park Tower, una volta ultimato, sarà il grattacielo residenziale più alto del mondo. Non è un semplice condominio, ma una residenza progettata per fornire qualsiasi tipo di servizio anche per gli inquilini più esigenti. All'interno, ad esempio, al 14° e 16° piano ci sono due club, attrezzati con ogni attività possibile per l'entertainment e lo sport. Piscine olimpioniche, squash, basket, parchi gioco per bambini, bar e ristoranti. Insomma, un condominio progettato come se fosse un hotel a 7 stelle. La torre verrà ultimata nel 2020. Con un'estensione di oltre 4 km e un collegamento diretto alla metro di Dubai, gli ultimi ritocchi all'Expo 2020 hanno ormai i giorni contati. I padiglioni eretti sono stati progettati da alcuni dei più brillanti architetti del pianeta, incluso Santiago Calatrava. Ad esporre i propri prodotti al loro interno prenderanno spazio più di 130 paesi. L'Expo 2020 aprirà le porte a 25 milioni di visitatori, incuriositi da questo tsunami di cultura che si abbatterà sulla città a partire dal 20 di ottobre. Sta per essere ultimata la terza torre di City Life a Milano. La costruzione disegnata da Libeskind è alta 28 piani, per un totale di 175 metri di altezza e 30.000 metri quadrati. L'elemento chiave è la forma di curva, che si ispira alle cupole rinascimentali. All'interno del curvo correranno 8 ascensori, che collegheranno uffici e sale conferenze. La torre sarà il terzo edificio più alto di Milano, superato dalla vicina Torre Allianz, 242 metri, e dalla UniCredit Tower a Porto Nuova, 231 metri. La torre verrà ultimata entro l'estate 2020.